siamo qui per presentarvi il tratto urbano del Po, da noi per Watch è schiamato, abbreviato diciamo TUP. Questo è un tratto molto importante per la fauna di Torino e in particolare in questo posto si fermano spesso gabbiani reali, gabbiani peluni, germani, cormorani ed altre specie. Ci siamo spostati di poche decine di metri per farvi notare la diga pneumatica che è stata qui installata pochi anni fa per regolare il livello d'acqua del fiume. In questo tratto d'inverno sostano gabbiani reali, cormorani e soprattutto una specie particolare molto bella che è il merlo acquaiolo. Scende dalle montagne e sverna più a valle, addirittura arriva in città e nel mezzo della città si può osservare questa bellissima specie, proprio qui dove siamo noi in questo momento. Questo tratto di fiume Po ha l'acqua abbastanza corrente, la corrente è abbastanza forte, quindi è un po' meno adatto per le anatre. E, ciò non di meno è una zona molto importante perché abbiamo alle spalle la zona del Parco Michelotti, che tra l'altro ospita l'unica sponda naturale del Po in Torino. Ed è una zona molto adatta a passeriformi, per esempio nel parco abbiamo presenti picchio rosso maggiore, picchio verde, una decina d'anni fa nidificava anche l'allocco, che probabilmente ha lasciato perché evidentemente è stato molto disturbato. In questa zona di sponda naturale si fermano spesso piccoli passeriformi migratori transahariani, quindi specie quali canaiola, canaiola verdognola e anche altre specie talvolta più rare. Attorno nelle altre sponde, le altre rive abbiamo una bellissima vegetazione in cui sono presenti moltissime specie quali capinera, cinciallegra, cinciarella. Ci sono moltissimi rampichini, lui piccoli, e possiamo citarne a decine, diciamo. Quindi questo è un tratto molto importante per la avifauna, per la città. Da non dimenticare che tutti gli inverni viene svolto l'IVC, che si tratta di un censimento di uccelli acquatici svernanti invernali. E viene effettuato lungo tutto il tratto del Po, compreso questo, e ci sono sempre dei numeri notevoli. Abbiamo qua una bella coppia di germani reali, e in questo tratto d'inverno svernano anche sino a 60 individui. Poi ci possono essere anatre mandarine, che ormai sono quasi naturalizzate nella nostra città e riescono talvolta a nidificare. In queste sponde così dove c'è un po' di vegetazione si ferma spesso la garzetta, piro piro piccolo, ogni tanto si può vedere persino il beccaccino, e quindi questo conferma la ricchezza del tratto urbano del Po. Abbiamo talvolta anche delle specie domestiche come quest'oca, che è praticamente la principessa di questo tratto di fiume, che non si sposta ormai neanche al passaggio dei pedoni, però insieme a lei possiamo osservare sulla riva le ballerine bianche e oltretutto spesso si possono osservare i martin pescatori, che sono quegli uccellini bellissimi, delle frecce azzurre e arancioni che scorrono velocissime sull'acqua. In questo tratto fluviale l'acqua rallenta, il suo corso è più tranquillo e possiamo vedere folaghe e gallinelle d'acqua, nonché moltissimi gabbiani comuni. Naturalmente l'ambiente è adatto anche allo svasso maggiore, che possiamo trovare anche in altre zone del fiume, ed è bellissimo lungo le rive stare a sentire il canto e vedere il rampichino, un piccolo animale che si arrampica lungo i tronchi. Bene, siamo arrivati alla passerella pedonale di Piazza Chiaves e in questa zona sono arrivate anche delle morette quest'inverno. Le morette sono delle anatre che svernano da noi in numero cospicuo, tra l'altro al Meisino, nella zona della confluenza con la Stura, insieme a moriglioni ed altre specie molto molto interessanti.
Cosa dire? Che noi facciamo parte di un'associazione, si chiama Torino Birdwatching e ci occupiamo prevalentemente di birdwatching. Siamo semplicemente appassionati, delle varie specie che frequentano, le nostre zone naturali, nonché le aree fluviali come, importanti come può essere il Po a Torino. Siamo naturalmente contrari a quest'opera che dovrebbe essere realizzata in quanto andrebbe a compromettere l'equilibrio di questo tratto di fiume che è così importante. E speriamo che questo non succeda. Queste aree andrebbero anzi tutelate a parer nostro e quindi